Il Gela Futsal perde in una delle partite più difficili dell'anno. Contro il Soverato il risultato finale è di 7-5 in favore degli ospiti. A siglare le reti biancazzurre capitan Mirko Caglià e Johnny da Sousa, autore di un poker. Mister Fecondo schiera dal primo minuto Biasco, Azzolina, Caglià, Mammano e proprio da Sousa. Primo tempo praticamente perfetto dei biancazzurri che passano in vantaggio dopo 2 minuti con Caglià. Meno di 15 secondi e il Soverato pareggia con Calabrese. Da lì in poi solo Gela per tutto il primo tempo. Sale in cattedra Johnny da Sousa che dopo la tripletta di sabato scorso si ripete con altri 3 gol nel giro di un tempo. Nella seconda frazione di gara il Soverato cerca disperatamente il pareggio e riesce a segnare 2 gol, portando la gara sul 4-3 in favore del Gela. Ad allargare il distacco ci pensa ancora Johnny da Sousa, al 7° gol nel giro di 2 gare. Il Soverato non smette di crederci e riesce a siglare altri 3 gol nel giro di pochi minuti, portando la gara sul 6-5 per gli ospiti. A 13 secondi dalla fine, De Masi mette i puntini sulle i e sigla il 7-5 finale in favore del Soverato. Gela ancora ultimo in classifica con appena un punto conquistato. Il risultato è andato storto e forse non abbiamo saputo chiudere la partita al momento giusto. Quando loro facevano il quinto di movimento abbiamo avuto 5 occasioni. So che è difficile centrare la porta a quel punto, ma non è così difficile. E ripeto, abbiamo fatto una partita spettacolare, come determinazione, come voglia di vincerla. A quel punto loro l'hanno capito che non avrebbero potuto mai recuperarle. Si sono messi a fare il quinto di movimento con la grande esperienza che hanno questi giocatori, perché li conosco. Purtroppo hanno avuto ragione e di nuovo per l'ennesima volta si è ripetuto lo stesso film visto da 6 partite. Loro hanno un giro di palla fatto di prima che pochi riescono a fare, loro ci riuscivano molto bene, riuscivano a tagliare la linea difensiva attraverso 2-3 passaggi di prima che pochi riescono a fare. Possiamo dire in questi 7 giorni di aver visto gli sprazzi di un vero Johnny da Sousa? Sì, ma Johnny da Sousa è stato preso proprio per questo, doveva dare qualcosa in più a questa squadra, doveva coprire le mancanze, ci sta riuscendo benissimo, ora non so quanti gol ha fatto, 2-3, però Johnny è l'unico che non possiamo rimproverare perché sta rispettando quello per cui l'abbiamo preso.